sono i poveri. I poveri hanno una faccia, hanno una vita, una storia. I poveri sono loro. Speranza, Maria Speranza ha un nome molto speciale, piena di speranza, e spera di incontrare bottiglie nella strada per accoglierle. Adesso ritorna alla casa, lei è venuto qui in questa zona, lui è venuto durante la guerra degli anni Ottanta, scappando dal luogo dove era, in Chalatenango, e qui si è rifugiata, ha avuto altri figli, però adesso è solamente con una ragazza, e la ragazza è speciale, è handicappata, e bisogna che provveda l'alimento di lei e della ragazza. E oggi ha raccolto queste bottiglie di plastico e la va a vendere. Già la va a vendere, la raccolte e queste gli renderanno 25 centesimi. 25 centesimi sono due uova, quindi però ha due uova. Cima 3 Sureños, l'azzurro è Sureños, l'azzurro 6-6, Sureños Locos. La violenza è tra... Ora, il problema prima è il pizzo, no? Ora, il problema è che qui non solo pigliano i commerci, ma anche la gente semplice. Però il problema di adesso è che questi gruppi, questa pandiglia, come si chiama qui, e si sono messi con la droga. Vamos, gente. Hola. Es una hermana de nuestra comunidad y es mi hija. Hermana Blanquita. Hola. La capa. Esta es la nonna, quella che manda di più, Mira, tamales de pollo, tamales. Questa colonia si chiama San Roque, le persone molte volte non hanno lavoro, vivono, non so come fanno vivere, però qualcuno anche ha lavoro, molte persone che sono laureate, che alle volte senza lavoro, e la situazione di povertà certamente fa che un malessere. In questa zona anche qui ci sono dei ragazzi della Mara che vigilano, prima abbiamo visto il finale là che stavano vigilando, così vigilano, controllano tutte le persone che entrano, che salgono, perché è la maniera di controllare il territorio. Però vedendomi a me non fanno nessuna azione, sino che solamente guardano e rispettano. Se invece c'è qualcosa di più sospetto, quindi c'è una maniera differente loro di attuare. Bendito sia il Signore. Tutti i giorni durante il mese di maggio, per esempio, c'è il rosario missionario, dove ciascuno también anche interviene per dire questa parola che ha a che fare con la realtà di uno, sia personale, sia come chiesa, noi come chiesa e noi anche come salvadoregni, che ci dice questa parola. Si prega la realtà di uno, che è stata illuminata dalla parola, e si sente che c'è come un fervore, un animo che è bello. Tenemos tres imágenes. Les hemos traído de la
la capilla. Ah. Y la hemos arreglado porque el domingo nos tocaron tres rosarios. Quello che si cerca soprattutto è di promuovere la famiglia. In ogni casa, una volta alla settimana, si prende la parola della domenica e lo si mette in 20 minuti, una mezz'ora. I bambini e i giovani li facciamo come protagonisti. Loro sono coloro che leggono, coloro che dirigono anche la riunione, perché anche abbiamo constatato che quando la famiglia si amano, la famiglia, allora difendono i figli, mentre quando non si amano i figli sono come sbandati e sono facile presa da qualsiasi violenza. Questi gruppi di Mara si sentono bene perché sentono che sono parte di un gruppo, che il gruppo li difende a loro, e allora una appartenenza che gli fa male, però dobbiamo aiutarli a una appartenenza che gli fa bene. Tutte le sere esce in questo mese di maggio a recitare il rosario con gli altri e riflessiona sulla parola di Dio e si sostiene la sua speranza, si è posto la sua speranza nel Signore. Certamente dovremmo anche noi dargli un poco più di speranza a lei. Statistiche parlano di circa il 50-60% di abitanti della popolazione di Nairobi che abita negli slum, nelle baraccopoli. Non hanno voce o stanno acquistando pian pianino una loro voce, una loro presenza, una consapevolezza maggiore all'interno di questa massa di poveri. Ci sono quelli che hanno avuto la possibilità di studiare, quindi sono un po' più avanzati dal punto di vista di consapevolezza, di analisi della realtà e anche di proposte concrete per lavorare. Il problema grosso, ovviamente, credo che capiti un po' in tutto il mondo, è l'aggancio con il mondo politico, con le scelte politiche, con le scelte concrete per sviluppare queste aree e per sollevare questa popolazione, che vadano al di là degli interventi di emergenza, di igiene, di pulizie, ma che ci sia davvero un intervento chiaro dal punto di vista dell'educazione, della sanità, il diritto abitativo, il diritto alla sicurezza fondamentale in queste aree. Ecco, tutto questo è ancora molto, molto, molto lasciato così all'occasione. Dai poveri ho imparato ad accettare, a vedere anche nella povertà, nelle situazioni di miseria, nelle situazioni di disagio, la loro fede. Non ci sono soluzioni, noi ci troviamo di fronte a problemi che non hanno, umanamente parlando, non hanno soluzioni, però ci troviamo di fronte a gente che la soluzione la sa trovare, perché dice: tutto dipende dal Signore. Se sono in questo stato, se sono in questa difficoltà, vuol dire che il Signore ha un disegno per me.
E questo per me è incoraggiante, perché anch'io mi trovo tante volte nella stessa situazione e neanche come prete riesco ad accettare le mie difficoltà con questo spirito. Altra sfida, direi, è quella di combinare sempre l'impegno diretto con queste comunità di poveri, con lo stile di vita stesso della Chiesa. La presenza fisica in sé, anche in una baraccopoli, non è ancora sufficiente, nel senso che si può essere presenti in una baraccopoli in 10.000 modi diversi. Quindi una presenza che sia davvero con la gente, più che per la gente, che sia di ascolto. Io ho imparato l'importanza del vicinato, l'importanza del creare proprio sinergia con il vicinato. Vivere con i vicini, essere a disposizione mia, di loro e loro anche mia, perché era un aiuto reciproco. E questo è stato molto bello per me. Ho imparato anche a relativizzare molto dei problemi che accadevano a me, accadevano nella mia famiglia comboniana o altrove, a relativizzare dicendo di arrivare a fine della giornata e accontentarsi di quello che si è portato a casa. Io in storia di Sado Micaeli, di qua famosa na Watakatifu. Mi ha chiesto delle indicazioni per la storia dell'Arcangelo Michele. Dopo la messa che si sta svolgendo, 20 comunità cristiane, tutti si incontrano. Ogni comunità cristiana è dedicata a un santo. La piccola comunità cristiana di Nicolas, che è qui vicino a me, ha scelto l'Arcangelo Michele. Quindi lui mi chiedeva come fare a introdurre la storia di San Michele alla Giumuia e quindi proporre la preghiera. Nella mia predicazione, ciò che mi ha reso entusiasta è il fatto di annunciare che il Signore non è lontano, non abita sul Monte Kenya, non abita lontano da noi, ma è vicino a noi. E noi missionari siamo venuti a dire alla gente questa bellissima realtà, che il Signore è disceso dal cielo, abita con noi, e dopo la risurrezione ci ha dato ancora la prova di questa realtà e continua a stare con noi nonostante la nostra povertà. Noi missionari siamo stati accusati tante volte di agire come degli NGO, di agire per lo sviluppo piuttosto che per la diffusione della parola di Dio. C'è anche parte di verità in questo. Noi missionari in tantissime missioni, specialmente missioni iniziali, cerchiamo di fare qualche cosa per venire incontro alla gente. Le dico una cosa, i missionari della Consolata, siamo venuti qui nel 1902, solamente nel 1915 abbiamo amministrato il primo battesimo solenne. Per dire, il nostro interesse è stato l'educazione, la scuola e l'assistenza della povera gente. No.
l'esegesi più grande del Vangelo è quella fatta per le strade. Quando celebro l'Eucaristia qui, la mia omelia l'ho sempre fatta come una sintesi di quello che ho vissuto durante la settimana. C'è una semplicità nell'approccio ai problemi e quindi anche alla lettura della parola di Dio, per esempio, del Vangelo, che a volte è disarmante, no? Quello che noi stiamo a pensare, i vari significati teologici, intellettuali, per loro è una cosa molto semplice, è una presenza di Dio certa, sicura, anche all'interno di queste situazioni, direi soprattutto all'interno di queste situazioni e di queste vite dei poveri. Povero oggi in Nigeria è proprio chi subisce la violenza, soprattutto quello che è dal Boko Haram e dai terroristi. Siamo qui perché Boko Haram ci perseguitava nei nostri villaggi. Per farci scappare hanno ucciso molte persone. Molte sono state fatte a pezzi ed altre hanno sparato. In quel posto, soprattutto se sei cristiano, non puoi fare altro che scappare. Hanno bruciato le nostre chiese, le nostre case, tutto. Siamo scappati così, come ci vedete, con solo quello che abbiamo addosso. Sono costretti di andare fuori dalla loro città per essere qui nella periferia di Abuja, appunto perché si sente la possibilità della pace e della serenità in questa città capitale. E qui è una vita difficile, una vita durissima. E ho appena parlato con gli altri che dicono appena sono liberati la loro città, vogliono tornare, devono tornare a casa loro. Siamo a un centro dove questi ragazzi cercano di stare insieme, è come una scuola. The children, they are all from Gouza. That's Maiduguri, Borno Street. I bambini vengono tutti da Gouza, nello stato di Borno, nella regione di Maiduguri. Io sono venuta qui da Gouza per la disgrazia che ci è capitata là. Siamo qui da 9 mesi e siamo riusciti a mettere in piedi una scuola. Non è un centro organizzato dalle Nazioni Unite, ma sono accolti dagli amici, delle persone in questa zona qui, e fanno la scuola in una casa di questa persona che ha cominciato a costruire questo palazzo qui. La costruzione va avanti, devono uscire fuori da qui. Bravo, Yosef! Yeah, inside here, bro. This is the last week that the operator
How many in the bag of this? 100. E abbiamo portato qui con noi in questo momento per tutti i ragazzi qui della scuola in questo campo dei profughi qui un po' da mangiare e poi un po' di sapone, un po' di latte in polvere e così via. Quindi quello che abbiamo condividiamo con loro oggi. Continuamente ci sono gruppi che vengono, il vescovo cardinale di Abuja, Cardinal John Aiken, stava qui anche lui una settimana fa ad visitare questi profughi. La Chiesa che cammina sempre con il suo popolo, cioè noi sentiamo coinvolto alla sofferenza di questa gente e vogliamo stare accanto a loro, vogliamo essere una Chiesa di misericordia. Chiedi chi sono i poveri, no? Qui i poveri sono tutti. Questo signore anziano è qui da solo ormai da un po' di anni. Faceva il pescatore prima sul Chao Phraya. E poi sono poveri anche questi bambini che vengono dalle case della speranza. Sono bambini un po' abbandonati, qualcun altro è genitore in carcere. A volte ho l'impressione che si idealizzano anche troppo i poveri, no? Si dice i poveri sono persone semplici che si fidano di Dio e sono anche felici nella loro semplicità, nella loro povertà. Sicuramente ci staranno e ci sono tante persone, le ho incontrate, no? Tante persone così che davvero nella povertà ci danno un esempio straordinario, no? Però anzitutto il primo incontro, il primo impatto col povero
ti metta a dura prova, no? Cioè, tante volte vorresti mandarli a quel paese. Ricordo una volta stavamo portando, cioè, mi hanno detto che dei soldi che avevamo dato per la scuola di una bambina, la mamma se li era giocati tutti quanti a carte. Allora sono andato a trovarlo nella baraccopoli e lei stava giocando a carte, stava giocando d'azzardo. Allora gli ho detto, l'ho salutata e quella non mi ha neanche degnato di una risposta. Ho iniziato a fumare, arrabbiato, no? E allora ho detto all'altra ragazza laica che ci aiuta in questo lavoro, no? Dico, basta, adesso è troppo, no? Cioè, questa persona non la aiutiamo più. Andiamo, ci sono tante altre famiglie che hanno bisogno. E questa persona mi ha detto, no, padre, ricordati che siamo qui per i poveri, no? Cioè, le persone, la vera povertà è questa, è quella che anche quando la aiuti manda tutta a quel paese, manda tutta all'aria. Qui state vedendo una scena straordinaria. Cosa vuol dire evangelizzare? C'è questo scambio straordinario che avviene. Loro vengono a trovare questo anziano che è contentissimo e allo stesso tempo questi bambini stanno imparando tanto da lui, no? Perché è una delle attività che facciamo con questi ragazzi. Tutte le volte che andiamo a visitare i malati li portiamo con noi. Questa potrebbe essere anche un'idea per noi in Italia, no? Per a volte al catechismo i bambini, diciamo, si annoiano, eccetera. Perché non li portiamo un po' di più appunto a visitare i malati, a visitare gli anziani e far guidare loro la preghiera? Non sarebbe una cosa più straordinaria, no? Dove annunciare Cristo, annunciare Gesù in maniera semplice, come sanno fare loro. A volte pensiamo ai poveri sempre come oggetti dell'evangelizzazione. Cosa possiamo fare per i poveri? Cosa possiamo fare per gli sfortunati, no? Ma loro anche ci evangelizzano. Io ti ringrazio per candidare. Ciao, noi come chiesa qui a Bangkok, come missionari del PIME, del Pontificio Istituto Missioni Estere, cerchiamo di stare dalla parte dei poveri, con i poveri, soprattutto in due modi. Il primo andando a visitarli nelle baraccopoli. E durante la settimana ci alterniamo e andiamo a visitare la gente in 7 baraccopoli che sono intorno alla parrocchia. Naturalmente sono tutti buddisti, e poi abbiamo in tutto 80 bambini. Questo è il secondo modo con cui cerchiamo di essere dalla parte dei poveri. Sono circa 80 bambini da un anno a 18 anni e cerchiamo di accompagnarli in tutte le cose di cui hanno bisogno, per cui dalla scuola alla salute e soprattutto cercando di dargli un'educazione cristiana. La mia sfida personale è quella di vedere come il dialogo con le altre religioni possa essere al servizio dei poveri e delle persone più bisognose, cioè che non sia un dialogo, come dire, soltanto accademico o soltanto tra persone che appunto fanno la meditazione, che stanno sulle nuvole o restano nelle università, no? Ma che appunto si arrotino le maniche per poter andare a servire i poveri. Un progetto che mi piacerebbe organizzare è quello di portare bambini musulmani, cristiani e buddisti insieme ad andare a visitare i poveri. La sfida che i poveri ci fanno è quella di, anzitutto, una grande creatività.
perché non è facile aiutare i poveri, no? Non basta dire ti do i soldi o... cioè come responsabilizzarti, come farti camminare, come farti sperimentare, no? la tua dignità. Carissimi amici, come ogni anno vogliamo iniziare con voi questo percorso spirituale per fare memoria della missione in occasione dell'ottobre Ad Gentes, dell'ottobre missionario, che avrà il suo culmine nella giornata missionaria mondiale. Abbiamo scelto quest'anno come osservatorio per ascoltare la voce delle giovani chiese, per ascoltare i nostri missionari, la città di Napoli, davvero un paradiso a cielo aperto. Una città con un patrimonio millenario. Basterebbe tornare indietro con la moviola della storia, pensare, non so, alla storia dei greci, all'epopea latina, romana, per non parlare dell'epoca federiciana. Insomma, un crogiolo di cultura, un crocevia delle genti. Linea di faglia tra meridione e settentrione. Una città che si affaccia sul golfo di Napoli, sul mare Nostrum, così lo chiamavano i romani. Mare nostro, sì, ma in fondo forse oggi sarebbe più logico chiamarlo mare monstrum, non fosse altro perché c'è tanta povera gente, uomini e donne che provengono dalla sponda delle Afriche e che purtroppo hanno trovato in questi mesi la morte inghiottiti dal mare, dal cimitero liquido che ho alle mie spalle. Eppure essere cristiani significa essere davvero delle sentinelle del mattino. Non possiamo stare alla finestra a guardare. Ecco che allora il tema per la giornata missionaria mondiale, che Missio, l'organismo pastorale della Conferenza Episcopale Italiana, che promuove la dimensione Ad Gentes nel contesto delle nostre diocesi e che peraltro rappresenta le pontificie opere missionarie in Italia, ebbene lo slogan che abbiamo scelto quest'anno è «Dalla parte dei poveri». Questo in sostanza che cosa significa? Significa che non possiamo permetterci di languire nelle nostre sacrestie, non possiamo permetterci di vivere, come dire, un cristianesimo disincarnato, un cristianesimo da sacrestia, algido e ingessato. Piuttosto ci viene chiesto di scendere nella mischia, di scendere nell'agorà, nella piazza
e di capire che dobbiamo stare dalla parte degli ultimi, di coloro che non contano, di coloro che sono emarginati, per usare il linguaggio di Papa Francesco, coloro che vivono nelle periferie del mondo. Ci troviamo nel cuore di Napoli, nel rione Sanità. Questo è davvero un concentrato di umanità che sprizza voglia di vivere da tutti i pori. Viviamo in un mondo villaggio globale in cui, come dire, potremmo davvero vivere tutti in pace. Eppure, mai come oggi, a seguito proprio della cosiddetta globalizzazione dei mercati, si è acuita a dismisura la forbice, la divaricazione tra ricchi e poveri. I ricchi che si sono ridotti ad essere un manipolo di nababbi e le masse impoverite. Abbiamo provato a chiedere chi sono i poveri ai nostri missionari, coloro che vivono nelle Afriche, in Nigeria e in Kenya, ma sentiremo anche due autorevoli testimonianze dall'America Centrale, da El Salvador e dalla Thailandia. Chi è il povero oggi in Nigeria? È proprio chi subisce la violenza, soprattutto quello che è dal Boko Haram e dai terroristi. Siamo qui perché Boko Haram ci perseguitava nei nostri villaggi. Per farci scappare hanno ucciso molte persone. Molte sono state fatte a pezzi ed altre hanno sparato. In quel posto, soprattutto se sei cristiano, non puoi fare altro che scappare. Hanno bruciato le nostre chiese, le nostre case, tutto. Siamo scappati così come ci vedete, con solo quello che abbiamo addosso. Sono costretti di andare fuori dalla loro città per essere qui nella periferia di Abuja, appunto perché si sente la possibilità della pace in questa città capitale. E qui è una vita difficile, una vita durissima. E ho appena parlato con gli altri che dicono appena sono liberati la loro città, vogliono tornare, devono tornare a casa loro. I bambini vengono tutti da Gausa, nello stato di Borno, nella regione di Meggiuguri. Io sono venuta qui da Gausa per la disgrazia che ci è capitata là. Siamo qui da 9 mesi e siamo riusciti a mettere in piedi una scuola. So we're able to set up a school. Tu mi chiedi chi sono i poveri, no? Qui i poveri sono tutti. Questo signore anziano è qui da solo ormai da un po' di anni. Faceva il pescatore prima sul Chao Phraya. E poi sono poveri anche questi bambini che vengono dalle case della Speranza. Sono bambini un po' abbandonati, qualcun altro ha i genitori in carcere. Tante volte ho l'impressione che si idealizzano anche troppo i poveri, no? Si dice i poveri sono persone semplici, che si fidano di Dio e sono anche felici nella loro semplicità, nella loro povertà. Sicuramente ci staranno e ci sono tante persone, le ho incontrate, no? Tante persone così che cioè, davvero nella povertà ci danno un esempio straordinario, no? Però anzitutto il primo incontro, il primo impatto col povero
ti mette a dura prova, no? Cioè, tante volte vorresti mandarli a quel paese. Ricordo una volta stavamo portando, cioè mi hanno detto che dei soldi che avevamo dato per la scuola di una bambina, la mamma se li era giocati tutti quanti a carte. Ho iniziato a fumare, arrabbiato, no? E allora ho detto alla ragazza laica che ci aiuta in questo lavoro, no? Dico, basta, adesso questa persona non la aiutiamo più, andiamo, ci sono tante altre famiglie che hanno bisogno. E questa persona mi ha detto, no, padre, ricordati che siamo qui per i poveri, no? Cioè le persone, la vera povertà è questa, è quella che anche quando la aiuti manda tutta a quel paese, manda tutta all'aria. Statistiche parlano di circa il 50-60% di abitanti della popolazione di Nairobi che abita negli slum, nelle baraccopoli. All'interno di questa massa di poveri ci sono quelli che hanno avuto la possibilità di studiare, quindi sono un po' più avanzati dal punto di vista di consapevolezza, di analisi della realtà e anche di proposte concrete per lavorare. Il problema grosso ovviamente, credo che capiti un po' in tutto il mondo, è l'aggancio con il mondo politico, con le scelte politiche, con le scelte concrete per sviluppare queste aree e per sollevare questa popolazione, che vadano al di là degli interventi di emergenza, di igiene, di pulizie, ma che ci sia davvero un intervento chiaro dal punto di vista dell'educazione, della sanità, il diritto abitativo, il diritto alla sicurezza fondamentale in queste aree. Ecco, tutto questo è ancora molto, molto, molto lasciato così, all'occasione. Dai poveri ho imparato ad accettare, a vedere anche nella povertà, nelle situazioni di miseria, nelle situazioni di disagio, la loro fede. Non ci sono soluzioni, noi ci troviamo di fronte a problemi che non hanno, umanamente parlando, non hanno soluzioni, però ci troviamo di fronte a gente che la soluzione la sa trovare, perché dice tutto dipende dal Signore. Se sono in questo stato, se sono in questa difficoltà, vuol dire che il Signore ha un disegno per me, e questo per me è incoraggiante, perché anch'io mi trovo tante volte nella stessa situazione e neanche come prete riesco ad accettare le mie difficoltà con questo spirito. Sono i poveri. I poveri hanno una faccia, hanno una vita, una storia. Poveri sono loro. Speranza, Maria Speranza ha un nome molto speciale, piena di speranza, e spera di incontrare bottiglie nella strada per accoglierle. Adesso ritorna alla casa, lei è venuto qui in questa zona, lui è venuto durante la guerra degli anni Ottanta, scappando dal luogo dove era, in Chalatenango, e qui si è rifugiata, ha avuto altri figli, però adesso è solamente con una ragazza, e la ragazza è speciale, è handicappata, e bisogna che provveda l'alimento di lei e della ragazza. E oggi ha raccolto queste bottiglie di plastico. E la puoi vendere. E la va a vendere. Già la va a vendere. La raccolta e va a vendere. E queste li renderanno 25 centesimi. 25 centesimi sono due uova, quindi però ha due uova. Alla
Questa che vedete alle mie spalle è la chiesa di Santa Maria della Sanità, una delle tante chiese di questa stupenda, meravigliosa città di Napoli. Con voi ora vogliamo parlare del ruolo della chiesa, non della chiesa fatta di mattoni, della chiesa in muratura, quanto piuttosto di quella che è l'assemblea dei credenti, uomini e donne che hanno deciso di annunciare e testimoniare la buona notizia. Ebbene, il rischio qual è? Quello di pensare che da una parte c'è la comunità ecclesiale e dall'altra i poveri. Invece quello che ci dice il Vangelo, quello che ci raccomanda il Magistero della Chiesa è che dobbiamo stare dalla loro parte, vi deve essere una vera e propria empatia. Il Cardinale Ercaro durante il Concilio Vaticano II parlò proprio della povertà come il mysterium magnum. E sì, perché la dimensione della povertà è connaturale alla Chiesa e da questo punto di vista è necessario capire che ci deve essere davvero una identificazione in coloro che in una maniera o nell'altra sono vittime di ingiustizie e di sopraffazioni. E a questo proposito Papa Francesco nell'Evangelii Gaudium scrive: dalla nostra fede in Cristo fattosi povero e sempre vicino ai poveri e agli esclusi deriva la preoccupazione per lo sviluppo integrale dei più abbandonati della società. E dunque le nostre comunità devono vivere, interpretare il radicalismo evangelico in maniera estremamente concreta, ma proprio per capire in che modo le chiese sparse nel mondo testimoniano questo valore, ascoltiamo ancora una volta la testimonianza dei nostri missionari. Questa è la Chiesa che cammina sempre con il suo popolo, cioè noi sentiamo coinvolto alla sofferenza di questa gente e vogliamo stare accanto a loro, vogliamo essere una Chiesa di misericordia. Quello che si cerca soprattutto è di promuovere la famiglia. In ogni casa, una volta alla settimana, i bambini e i giovani li facciamo come protagonisti. Loro sono coloro che leggono, coloro che dirigono anche la riunione, perché anche abbiamo constatato che quando la famiglia si amano nella famiglia, allora difendono i figli. Mentre quando non si amano, i figli sono come sbandati e sono facile presa a qualsiasi, da qualsiasi violenza. Cima 3 su Reños. L'azzurro è su Reños. L'azzurro 6-6 su Reños Locos. La violenza è tra il pizzo, no?
Però il problema di adesso è che questi gruppi, queste pandiglie, come si chiamano qui, si sono messi con la droga. Questi gruppi di Mara si sentono bene perché sentono che sono parte di un gruppo, che il gruppo li difende a loro. E allora una appartenenza che gli fa male, però dobbiamo aiutarli a una appartenenza che gli fa bene. Nella mia predicazione, ciò che mi ha reso entusiasta è il fatto di annunciare che il Signore non è lontano, non abita sul Monte Kenya, non abita lontano da noi, ma è vicino a noi. E noi missionari siamo venuti a dire alla gente questa bellissima realtà, che il Signore è disceso dal cielo, abita con noi, e dopo la risurrezione ci ha dato ancora la prova di questa realtà e continua a stare con noi nonostante la nostra povertà, povertà fisica e povertà anche morale, perché ama anche i peccatori. Noi missionari siamo stati accusati tante volte di agire come degli NGO, di agire per lo sviluppo piuttosto che per la diffusione della parola di Dio. C'è anche parte di verità in questo. Noi missionari in tantissime missioni, specialmente missioni iniziali, cerchiamo di fare qualche cosa per venire incontro alla gente. Le dico una cosa, nei missionari della Consolata, siamo venuti qui nel 1902, solamente nel 1915 abbiamo ministrato il primo battesimo solenne. Per dire, il nostro interesse è stato l'educazione, la scuola e l'assistenza della povera gente. Cosa vuol dire evangelizzare, no? Cioè c'è questo scambio straordinario che avviene. Loro vengono a trovare questo anziano che è contentissimo e allo stesso tempo questi bambini stanno imparando tanto da lui, no? Perché è una delle attività che facciamo con questi ragazzi. Tutte le volte che andiamo a visitare i malati li portiamo con noi proprio per fargli vedere anche la vita della gente, persone malate, persone sole, e come possono anche loro, no, essere missionari nel loro piccolo. In genere poi chiediamo anche di fare una preghiera, e quindi a turno i bambini guidano la preghiera. Ecco, facciamo che sono tanto. Una mia sfida personale è quella di vedere come il dialogo con le altre religioni possa essere al servizio dei poveri e delle persone più bisognose, cioè che non sia un dialogo, come dire, soltanto accademico o soltanto tra persone che appunto fanno la meditazione, che stanno sulle nuvole o restano nelle università, no? Ma che appunto si arrotino le maniche per poter andare a servire i poveri. E un progetto che mi piacerebbe organizzare è quello di portare bambini musulmani, cristiani e buddisti insieme andare a visitare i poveri. La sfida che i poveri ci fanno è quella di, anzitutto, una grande creatività, perché non è facile aiutare i poveri, no? Non basta dire ti do i soldi, come responsabilizzarti, come farti camminare, come farti sperimentare, no, la tua dignità.
Amici, siamo arrivati alla fine di questo viaggio, di questa avventura missionaria. Alle mie spalle c'è una cittadina bellissima, la cittadina di Pozzuoli. Beh, in quel porto l'apostolo dei gentili Paolo, 2000 anni fa, giunse in catene per poi percorrere la via Appia e arrivare a Roma, dove, sapete, sperimentò il martirio. La martiria, la testimonianza, è questo quello che conta. C'era un vescovo italiano del Novecento, il compianto Don Tonino Bello, a cui molte delle nostre comunità in Italia sono ancora molto legate, peraltro per tanti anni presidente di Pax Christi, che diceva davvero che dobbiamo incentrare la nostra attenzione sul potere dei segni, non sui segni del potere. E quando parliamo del potere dei segni, i gesti di solidarietà che ci consentono di essere vicini, prossimi ai poveri, addirittura di sperimentare un'empatia col cuore e con la mente nei confronti di queste sorelle, di questi fratelli che vivono nelle periferie. In che modo? In altre parole, con quali modalità? Le Pontificie Opere Missionarie, in occasione della Giornata Missionaria Mondiale, ci offrono delle indicazioni molto concrete. Anzitutto la preghiera, che è la prima forma di apostolato. Se 2000 anni fa gli apostoli non avessero sperimentato la doccia, il bagno dello Spirito Santo a Gerusalemme, non avrebbero poi avuto il coraggio di uscire fuori le mura. E poi c'è l'aspetto dell'informazione, della lettura. In Italia noi abbiamo tante riviste missionarie, edite da varie congregazioni, istituti, associazioni laicali. In particolare però vorremmo raccomandarvene due: Popoli e Missione, che è la rivista delle Pontificie Opere Missionarie Italiane per adulti, e poi Il Ponte d'Oro per i giovanissimi. E questo perché la lettura ci aiuta a guardare al mondo e a porci in un atteggiamento di ascolto, soprattutto la capacità di scrutare i segni dei tempi, coniugare dunque spirito e vita. C'è un terzo aspetto importante, che è quello proprio della solidarietà fattiva. La Giornata Missionaria Mondiale è l'occasione per spezzare il pane, non solo il pane della parola, ma anche quel pane che tutti i giorni troviamo sulle nostre mense. Dunque siamo invitati ad offrire il nostro obolo per le missioni, per tutte quelle realtà, le giovani chiese in giro per il mondo, nei 5 continenti. Ma attenzione, qui non si tratta semplicemente di mettere mano al portafoglio e di offrire il proprio obolo, sparare chissà qualche SMS per aiutare questo o quel missionario, questa o quella organizzazione. Qui si tratta di capire che abbiamo un destino comune, e allora l'offerta per la Giornata Missionaria Mondiale attraverso le Pontificie Opere Missionarie, come dire, rispetto a un principio di equità, soprattutto ci fa capire che dobbiamo mettere in discussione il nostro modus vivendi, il nostro stile di vita e guardare ad un bene condiviso a 360 gradi. Un ultimo aspetto, quello vocazionale. E sì, perché 2000 anni fa nostro Signore Gesù Cristo disse agli apostoli che la messe è tanta, ma gli operai sono pochi. Ora, se questo era vero 2000 anni fa, lasciatemelo dire, è vero anche oggi. Il numero dei missionari è calato in questi anni. Nel 1990 i missionari italiani erano 24.000, oggi sono meno di 9.000. E allora qui è necessario che tutte le comunità cristiane, nel contesto delle diocesi, nel contesto delle nostre stesse parrocchie, si mettano davvero in discussione. Vorrei concludere con il pensiero di un grande poeta messicano, Salvador Díaz Mirón, il quale, rispetto proprio al tema dell'esclusione sociale, rispetto proprio all'impegno di ognuno di noi di mettersi realmente dalla parte dei poveri, diceva: sappiatelo, sovrani, vassalli, eminenze e mendicanti, nessuno avrà diritto al superfluo finché ci sarà qualcuno che ha bisogno del necessario. E allora davvero chiediamo al Signore la capacità di comprendere che nella vita cristiana, nella vita missionaria, c'è più gioia nel dare che nel ricevere. Beati i poveri, allora tu sei beatificata prima di Monsignor Romero, perché beati i poveri, e tu sei povera di spirito e di tutto, però sei piena di speranza e sei anche contenta e anche piena di fede. Che quando andremo in cielo
signor Romero e starà di qualche grado sotto di te. Tu sarai un poco più in alto del mio signor Romero, perché sono così le cose. Le misure di Dio sono differenti. Certamente lui è un gran santo, però il Signore ha misure che sono splendide. Esperanza.